Buongiorno a tutti. Nel video di oggi vediamo come modificare un qualunque alimentatore a tensione fissa in un alimentatore variabile utile nel nostro laboratorio per testare diversi dispositivi funzionanti con tensioni diverse. Vedremo come modificare un qualsiasi alimentatore switching per fargli generare la tensione che più ci necessita. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Si tratta di un piccolo alimentatore variabile molto compatto. Attraverso un potenziometro collegato a questa manopola possiamo variare la tensione di uscita in un range di 13,5 volt massimi e 3,63 volt minimi. Un pratico interruttore di collegamento al carico consente di alimentare qualsiasi dispositivo che abbia un valore di tensione rientrante in questo range. Grazie al wattaggio di 30 watt è in grado di fornire tranquillamente a questa lampadina una corrente di 1,65 A, più che sufficiente per testare qualsiasi dispositivo. Sicuramente uno strumento molto utile nel laboratorio di riparazione. Nella parte frontale ho previsto un foro per il collegamento del puntale negativo del mio multimetro. In questo modo ogni misura del circuito sarà più facilitata. Bando alle ciance e vediamo all'atto pratico come realizzare questo utile alimentatore variabile per il nostro laboratorio. Anzitutto procuriamoci un alimentatore a tensione fissa con un buon apporto di corrente. Ho trovato questo da 12 volt 2,5 A per un totale di 30 watt di potenza. Questa corrente sarà ereditata dal nuovo alimentatore variabile. Con queste pinze a scatto andiamo ad aprire l'involucro senza danneggiarlo. Questa tecnica permette di aprire qualsiasi contenitore senza danneggiarlo troppo, in modo che possa anche essere riutilizzato. Osserviamo un classico alimentatore switching dotato di trasformatore, integrato oscillatore e altri componenti di contorno. Per poter effettuare la modifica e rendere variabile questo alimentatore a tensione fissa di 12 volt, è necessario approfondire il suo meccanismo di funzionamento. Pertanto andiamo a ripassare un attimo il suo schema elettrico. Si tratta di uno schema esemplificativo che può essere applicato a qualsiasi alimentatore switching, compreso il nostro. La 220 volt entra attraverso una resistenza fusibile nel ponte raddrizzatore composto da quattro diodi 1N4007 che raddrizzano questa tensione alternata trasformandola in continua, per cui ai capi del grosso condensatore elettrolitico da 22 microfarad avremo una tensione di circa 310 volt continui. Parte di questa tensione viene fornita nella fase iniziale all'integrato switching per avviarlo. Il circuito integrato al suo interno contiene infatti un oscillatore che commuta rapidamente i due contatti drain e source di un MOSFET presente al suo interno, collegando e scollegando la 300 volt al primario del trasformatore ad una frequenza di qualche centinaia di kHz. Questa tensione alternata per induzione viene riportata in parte sul secondario, che ha un numero di spire inferiori, quindi avremo una minor tensione alternata in uscita. Il diodo Schottky a bassa caduta di tensione provvede a raddrizzare questa corrente alternata e ritrasformarla in continua con un valore di circa 12 volt. Anche il secondo avvolgimento per induzione riceverà una piccola corrente alternata che viene raddrizzata anche questa da un altro diodo e va ad alimentare nello stato stabile il chip di oscillazione dell'integrato switching. Due condensatori elettrolitici e un'induttanza contribuiscono a filtrare i residui di alternata presenti sul secondario, nel quale troviamo anche un collegamento ad una rete di feedback, costituita da un diodo Zener, una serie di resistenze ed il fotoaccoppiatore che controlla e comanda l'integrato oscillatore di switching, realizzando in questo modo un feedback sul controllo di oscillazione. Ogni qualvolta la tensione in uscita raggiunge valori superiori ai 12 volt, una debole corrente attraversa il diodo Zener che fa accendere il diodo LED presente nel fotoaccoppiatore, facendo entrare in conduzione il fototransistor in esso presente. Quest'ultimo, mettendo a massa il piedino di feedback dell'integrato, riducendo l'ampiezza degli impulsi di oscillazione del primario del trasformatore, ridurrà di conseguenza anche la tensione presente sul secondario.
ripristinando la tensione corretta di 12 volt. Capite bene pertanto che il livello della tensione in uscita dipende essenzialmente da questo diodo Zener di controllo posto sulla rete di feedback. Tutti gli alimentatori switching funzionano in base a questo principio, seppur con qualche piccola differenza. Per esempio, lo Zener può essere sostituito da un integrato riferimento di tensione TL431, una sorta di Zener variabile programmabile. Modificando i valori di queste due resistenze di programmazione è possibile modificare la tensione in uscita di qualsiasi alimentatore switching. Una volta impostato questo valore di tensione, allorquando l'uscita avrà un livello maggiore, l'integrato entrando in conduzione farà accendere il LED e darà il via alla reazione di feedback per la riduzione della tensione. E questo finché la tensione di uscita non sarà coerente con la tensione programmata dalle due resistenze di programmazione dell'integrato. Poiché il mio alimentatore oggetto di modifica prevede il diodo Zener, andremo a togliere questo diodo ed inserire al suo posto un integrato programmabile. Per calcolare il valore di queste due resistenze di programmazione del riferimento di tensione e ottenere valori variabili della tensione in uscita, ci viene in aiuto un portale denominato TL431 Calculator Tool che consente di fare delle simulazioni. Dopo aver impostato per R1 un valore di 1 kΩ, andiamo a calcolare R2 in base al voltaggio che vogliamo ottenere. Partiamo per esempio dal massimo 13,5 V. Per ottenere questa tensione, il nostro potenziometro dovrà avere un valore di 227 Ohm. A questo punto calcoliamo anche il valore di R per una tensione per esempio di 3 V. Otterremo un valore di 5000 Ohm. Dunque, per rimanere in questo range di tensioni, sceglieremo una R1 da 1 kΩ e per la R2 un potenziometro da 5K. Andiamo ad effettuare le modifiche. Come prima cosa vado a rimuovere questi due connettori della 220 V non più necessari. Utilizzo la solita mia tecnica di dissaldatura. Morsetto in contrappeso e aggiunta dello stagno e il connettore si libererà da solo. Prima di andare a dissaldare questo Zener, per pura curiosità, andiamo a misurarne il valore di tensione che viene stabilizzato. Uso questo attrezzo da me realizzato, si tratta di un tester per barre LED che è in grado anche di testare il voltaggio di un diodo Zener. Link al video in alto a destra. Positivo sul catodo, negativo sull'anodo, il diodo Zener risulta essere da 11,2 V. Possiamo dedurre che l'intervento della protezione avveniva allorquando la tensione in uscita era superiore a circa 12,6 V, pari alla somma della tensione dello Zener e del diodo LED inserito all'interno del fotoaccoppiatore, posto che la caduta di tensione sulla resistenza intermedia risulta trascurabile. Bene, procedo alla rimozione dello Zener con la solita tecnica dell'aggiunta di stagno. Mi procuro un integrato TL431 donato gentilmente da questo vecchio alimentatore switching. Sull'uscita possiamo osservare l'integrato a 3 pin che mi necessita. Solita tecnica del contrappeso e dell'aggiunta dello stagno. Su questo circuito integrato il piedino 1 va collegato alle resistenze di programmazione, il piedino 2 al negativo e il piedino 3 al fotoaccoppiatore. Rimuovo lo stagno in eccesso con la pompetta succhia stagno e vado a saldare questo nuovo circuito integrato. Vi ricordo che in descrizione avrete accesso al mio negozio virtuale dove trovate tutti gli attrezzi e i materiali che vedete in tutti i miei video. Come già accennato, vado a collegare il piedino 3 al diodo LED presente nel fotoaccoppiatore, il piedino 2 a massa, piedino 1 di reference alla rete composta dalla resistenza da 1 kΩ e dal potenziometro da 5 kΩ. Inizio collegando il catodo al fotoaccoppiatore. Fuori dal circuito collego il piedino reference alle due resistenze che definiscono il voltaggio. In particolare abbiamo da un lato una resistenza da 1 kΩ verso il positivo di alimentazione
e dall'altro abbiamo il potenziometro variabile da 5 kΩ che serve per regolare la tensione in uscita. E a questo punto il gioco è fatto. Facciamo qualche test con multimetro alla mano. Andiamo a misurare la tensione in uscita sulla base della regolazione di questo potenziometro. Per scongiurare cortocircuiti utilizzo il mio tester a lampadina contro i cortocircuiti. In caso di corto la lampadina si accende salvaguardando il circuito oggetto di prova. Link al video in alto a destra. Attenzione! Un alimentatore acceso è sempre sottofase, per cui non toccate nessuna parte di esso durante le prove. Premiamo il pulsante del nostro tester dando alimentazione al circuito, la lampadina è spenta, abbiamo 12,8 V. Ruotando il potenziometro in senso antiorario, andiamo a verificare il minimo di questo alimentatore variabile. Il minimo è a 3,22 V. Quindi direi che la nostra modifica funziona perfettamente. In questo momento la rete di feedback basata sul TL431 sta regolando l'oscillazione del nostro integrato switching per generare questa tensione in uscita. Da notare che alla massima tensione di uscita di questo alimentatore corrisponde la minima resistenza sul potenziometro e viceversa. Bene, visto che tutto funziona a dovere, occupiamoci dell'involucro esterno. Mi sono procurato un piccolo contenitore nel quale ho già inserito il voltamperometro a LED, ho praticato il foro per il potenziometro, andiamo ad effettuare i collegamenti. Per guadagnare spazio all'interno di questo contenitore, ho rimosso il display originario dalle plastiche esterne e l'ho fissato con della colla a caldo. Questi voltamperometri a LED sono dotati di uno shunt incorporato. Per effettuare i relativi collegamenti facciamo riferimento al seguente schema. Due fili più grandi legati alla misura della corrente sono collegati da un lato il nero al negativo dell'alimentatore, il rosso al negativo del carico. Gli altri tre fili più piccoli, il filo rosso di alimentazione del display e il filo giallo di sensing della tensione andranno collegati tra loro entrambi al positivo di uscita dell'alimentatore. Vediamo questi collegamenti. Ho inserito innanzitutto la 220 V in ingresso sull'alimentatore switching attraverso questi due cavetti bianco e rosso. Ho fissato il potenziometro da 5 kΩ sul frontale. Ho inserito una resistenza da 10 ohm in serie all'alimentazione del display per limitarne la luminosità. Ho interrotto il positivo che va verso l'uscita con un deviatore a levetta che inserirò nella parte frontale. Inoltre, sull'uscita di questo alimentatore collego in parallelo un LED blu con tanto di resistenza di polarizzazione. Questo LED si accenderà anche con una bassa tensione di 3,5 V, naturalmente alla minima luminosità. Pratico un foro per inserire un connettore destinato al puntale negativo del mio tester per avere gioco facile durante le misure dei miei circuiti elettronici. Questo slot è destinato ad ospitare il puntale negativo del mio multimetro. A questo punto vado ad inserire il porta LED nella parte frontale. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro contributo. Ed ora è il momento di richiudere il tutto e fare qualche test. Inserendo la spina, il display si accenderà, ma non sarà presente tensione all'uscita. Tanto per cominciare, andiamo a misurare la tensione in uscita rispetto a quella indicata dal display. Collego il positivo al puntale positivo del tester, mentre per il negativo vado ad inserire il puntale direttamente nell'alimentatore. Accendiamo l'uscita di questo alimentatore. Ci sono circa un centinaio di millivolt in meno, ma questo non è un problema perché sul retro di questi moduli voltamperometri, vi ricordo, è presente un trimmer sia per la calibrazione della tensione che per la calibrazione della corrente.
Dopo aver effettuato questa calibrazione di tensione, direi che grosso modo ci siamo. Bene, a questo punto verifichiamo la calibrazione della corrente. Pinza amperometrica alla mano, portata a 2 A, impostiamo DC, corrente continua, e andiamo a resettare lo strumento e vedere se la corrente indicata dalla pinza è identica a quella indicata dal voltamperometro. Abbiamo circa 0,740 A sull'alimentatore, mentre la mia pinza UNIT circa 0,917, quindi direi che è necessario effettuare questa calibrazione. Con un micro cacciavite punta piatta giro il micro trimmer in senso orario o antiorario fino a leggere la stessa corrente della pinza. Bene, a questo punto direi che ci siamo. Possiamo procedere a rimontare il tutto. Ed eccoci qua, con poca spesa abbiamo realizzato un compatto alimentatore variabile per il nostro laboratorio da 3.6 V fino a 13.5 V con corrente che arriva fino a 2 A, un'apparecchiatura sicuramente utile nel nostro laboratorio per testare qualsiasi tipo di dispositivo e in più abbiamo anche imparato qualcosa sul funzionamento degli alimentatori switching. Bene amici, anche per oggi è tutto dal mio laboratorio. Io vi ringrazio della visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, come al solito, vi invito a mettere like qui sotto e iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta.